Ciao a tutti, oggi un bellissimo giochino musicale che vi voglio far conoscere per chi ovviamente non ne ha ancora sentito parlare. Questo è l'Orba 2, un mini synth looper e controller MIDI che sta appunto nel palmo di una mano con, faccio vedere meglio, 8 pad sensibili al tocco, degli speaker integrati. Ok, su ogni pad abbiamo dei suoni. Per esempio, io adesso sono sulla batteria. Poi, tra l'altro, la cosa bella è che è anche un accelerometro e giroscopio, per cui è sensibile ai movimenti, per esempio. Adesso vediamo se... Ecco qui, quindi abbiamo una sorta di shaker. Ma non solo. Ora, col tasto A, io mi sposto su i bassi e qui abbiamo... Poi cosa abbiamo? Il lead. E infine andiamo sui chords. Risposta al movimento. Insomma, tante cose a portata di mano. Un'altra cosa molto interessante, anzi, ce n'è un'altra che poi vi faccio vedere dopo, è che può funzionare da campionatore. Dunque, ogni suono esterno può essere campionato e trasferito in un preset. Per cui il battito di una mano, una chitarra, posso metterlo vicino a prendere un suono di violino, la mia voce. Dunque, tutto può essere campionato e trasferito qui dentro. Tra l'altro, vi faccio vedere un'altra cosa perché qui le possibilità sono tantissime. Possiamo regolare i BPM, dunque la velocità del nostro ritmo, e possiamo anche cambiare l'ottava. Un giochino molto bello che può essere adatto anche per chi non ha nessun approccio o nessuna conoscenza musicale. Anche atto a sviluppare quella che è la nostra creatività musicale, perché questo poi ce lo possiamo portare in giro. È bellissimo perché all'uscita cuffie, per cui bypassiamo quelle che sono gli speaker esterni, ci mettiamo i nostri auricolari e ce lo sentiamo in qualsiasi momento. Sono sul tram, sul pullman, sono lì dal medico a fare la fila, levo l'aggeggetto e mi diverte, posso creare tantissimi brani, anche perché qui abbiamo una possibilità di creare dei brani fino a 128 battute. Dunque, un bel brano ci esce completo. La cosa si fa ancora più interessante quando noi andiamo a sfruttare la sua funzione di loop. Adesso vi faccio un esempio. Non ho preparato niente, diciamo, volevo farvelo vedere in maniera un po' così, con un approccio ignorante, comunque per chi ignora. E per chi non conosce strumenti di questo tipo, ma ha la possibilità proprio di utilizzarlo e di sfruttarlo a pieno. Adesso vi faccio vedere con la sua funzione che abbiamo qui di REC, ok, come andiamo a creare un semplice loop e un semplice brano. Per cui facciamo partire la funzione REC con questo tasto qui. E andiamo su a mettere un po' di bassi. Selezioniamoci il lead. Ecco
Ovviamente questi sono alcuni suoni che abbiamo all'interno, ma la cosa bella è che posso collegarmi via Bluetooth con il mio cellulare e andare a interagire con l'app gratuita da scaricare sul mio cellulare, sul mio tablet, anche sul computer, perché tramite questo cavo USB possiamo anche collegarci col software del computer. Adesso vi faccio vedere velocemente cosa andiamo a trovare quando ci colleghiamo sul cellulare. Allora, ho già scaricato l'applicazione. Molto semplice, dobbiamo attivare il Bluetooth sul nostro dispositivo. Scelgo Bluetooth. Ok, ecco, ho già individuato Orba 2. Clicco qua per farlo connettere con l'applicazione. Ecco qua, connected, non si vede, comunque siamo connessi. E qui ci divertiamo con tutti. Adesso ve li faccio vedere. Ecco qua, perché noi, per esempio, io adesso andiamo sempre su i suoni che avevamo prima. Vado a selezionarmi un altro, che so, bossa. Play. È cambiato tutto. Questo per quanto riguarda i ritmi. Andiamo a cercarci nei nostri sample. Vediamo un po'. Ce ne sono veramente tantissimi. Epic, adesso mi incuriosisce. Premo play, ok? E vediamo cosa succede qua. Vediamo i lead, come sono cambiati. I bassi. Questi sono simili, vediamo i core. Un altro perché è bellissimo, è bellissimo, c'è veramente un'infinità. Andiamo su questa dove ci sono, questo si chiama 1981. Vediamo un po' che cosa sentiamo. Qui è partita la registrazione, ma non interrompiamo, non ci frega niente. Tra l'altro, cosa importante, tenendo questi tasti premuti, noi andiamo o a cancellare completamente la nostra registrazione o a levare l'ultima traccia che abbiamo registrato. Io adesso cancello tutto, tenendo Chords e il tasto A centrale. Ecco qua, fin quando si fanno due giri di luci. Adesso abbiamo pulito tutto quanto. Aspetta, questo è un approccio che sto facendo molto estemporaneo, immediato, così perché volevo farvelo vedere al volo. Fenomenale, c'è tanta tanta roba da fare, tanti generi. Ripeto, abbiamo visto bossa, abbiamo visto c'è. Ho visto piano, dunque suoni di piano, funky, ecco qui gran piano, sono tutti qua. Tanta roba che noi possiamo poi scegliere e automaticamente Bluetooth si trasferiscono, dunque usufruire di tutti i suoni. E qui la creatività, la nostra ispirazione musicale può veramente esplodere. Ma non solo, col cavetto possiamo collegarci al PC e con le app aggiuntive controllare la nostra DAW dal PC. Ok? Dunque possiamo interagire con i vari Fruit Loop, GarageBand, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta. Completissimo, completissimo, in un palmo di mano, divertentissimo, anche, oserei dire, perché
Ho pensato che se questa affare me l'avessero regalato tanti anni fa, sarei stato riconoscente a vita, perché è bellissimo. Dunque, un'ottima idea regalo. Non costosissima, perché le potenzialità sono veramente tante. Ripeto, qui le cuffie, vado e non disturbo nessuno, faccio le mie cose tranquillamente. Possiamo, qui c'è il controllo del volume per gli speaker integrati, che tra l'altro sono notevoli. Adesso non so qui fino a che punto riusciamo a sentirli completamente, però vi assicuro, perché per un apparecchio del genere si sente molto bene. Però nessuno ci vieta, come dicevo prima, di andare su delle casse esterne, e dunque sentirla ancora meglio. Non vi ho fatto vedere il modo in cui campionare i suoni, perché voglio che rimanga un prodotto vergine in quanto destinato alla vendita, però anche lì è molto molto semplice: portare qualsiasi suono, qualsiasi rumore, la mia voce qui dentro l'Orba 2. Dunque, ottima idea, regalo, io la suggerisco, perché ci rimarrei ore a giocare con questo.